papiro. Quello che oggi si conosce come papiro è una specie di carta fatta appunto con il fusto della pianta del papiro. Esso viene tagliato a strisce che sono disposte in due strati sovrapposti, l'uno trasversale all'altro. Si pone il tutto sotto pressione e si ottiene così una specie di foglio resistentissimo sul quale, con materiale colorante, gli egiziani scrivono di tutto, forse anche perché ossessionati dall'idea di conservare, di rendere eterno, almeno il ricordo dei loro gesti. Ancora oggi sono leggibili papiri di 5.000 anni fa. Unendo l'orlo destro di un foglio all'orlo sinistro del foglio successivo, si ottengono dei rotoli lunghi a volte perfino 40 metri. Passami il peso. Il papiro è stato per l'antico Egitto importante quanto il Nilo. Tutto viene registrato scrupolosamente dallo scriba, personaggio immancabile in ogni attività privata o pubblica. Nella vita quotidiana si annota il lavoro fatto e le mercedi pagate, i prezzi e i costi, i contratti, i testamenti. Si computa il bestiame da macellare e il grano raccolto. L'uso del papiro, materiale particolarmente leggero e resistente, permette l'organizzazione di un regolare servizio postale e quindi un rapido e costante diffondersi delle notizie.